Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vorrei parlarvi di alcuni prodotti beauty che sto utilizzando in questo periodo e che sono zero waste o quasi. Allora, intanto la prima cosa che abbiamo cambiato qua in casa sono i bastoncini per le orecchie. Io vorrei comprarmi quello in silicone riutilizzabile perché io utilizzerò tipo un bastoncino al mese perché non ho le orecchie che si sporcano molto facilmente, però in casa vengono utilizzati in maniera quotidiana, quindi abbiamo deciso di acquistare questi qua che sono in bambù e cotone. Sono 200 bastoncini, costavano 1 euro, presi appunto da Tiger. I bastoncini sono questi, la confezione è in cartone e appunto non abbiamo plastica e inoltre questi qua diciamo che non vanno a inquinare. È vero che in ogni caso produciamo dei rifiuti, però non andiamo quantomeno a mettere della plastica nell'ambiente, quindi molto meglio utilizzare questi qua più naturali rispetto a quelli appunto in plastica. Costano 1 euro. Troviamo bene per adesso, quindi ve li consiglio. Un altro prodotto, sempre per il bagno, che stiamo utilizzando sono gli spazzolini con la testina riutilizzabile. Ero indecisa, ve l'avevo parlato nel video scorso che ho fatto sullo zero waste. Appunto, ho iniziato questo percorso zero waste, dovevo cambiare lo spazzolino, ma non sapevo se prenderlo in bambù, in mais oppure quelli con le testine riutilizzabili. In bambù costano tantissimo, tipo 3, 4 euro, 5 euro. Sono dei prezzi che non possiamo permetterci appunto di spendere per degli spazzolini. Quindi sono andata a guardare quelli riutilizzabili con la testina cambiabile, usa e getta. E anche qua abbiamo trovato dei prezzi stratosferici, veramente molto molto alti, però sono andata al Natura Sì e appunto ho trovato questi spazzolini. Questi spazzolini costano 2,30 euro, mentre le testine 1,90 euro. Allora, lo spazzolino il marchio è Ocean 87, spazzolino acetato di cellulosa, ricavato da fibra di cotone e legno, con la testina appunto intercambiabile. È questo qua, ora vi mostro questo qua di mia sorella. Questo. E abbiamo appunto lo spazzolino con la testina media, dura oppure morbida. Noi abbiamo preso quella media e ci stiamo trovando bene tutte e due. Appunto, la testina dello spazzolino è intercambiabile. L'acetato di cellulosa è ricavato dalla lavorazione delle fibre del cotone e del legno con l'aggiunta di plastificanti di origine vegetale. Il materiale quindi è ottenuto da fonti completamente rinnovabili e largamente diffuse sul pianeta. Ho scelto appunto di prendere questo tipo di spazzolino qua. Le testine 1,90 euro, i ricambi sono due testine, quindi noi abbiamo preso lo spazzolino, io e mia sorella, e poi un ricambio di testine. Proseguendo sempre per il bagno e sempre al Natura Sì, ho acquistato un dentifricio, anche qua ci sono tantissimi dentifrici, in pastiglie, in pasta, in polvere e alla fine costano tanto, però da quello che sento durano anche tantissimo, mesi e mesi, dice, non lo so, però costano sulle 10 euro. Al Natura Sì hanno questa marca, Per Blan, credo che sia, questa qua, e appunto il dentifricio è così, in polvere. Io ho preso gusto menta, ma c'era anche, mi sembra, gusto arancia o agrumi. Questa è con xilitolo per denti bianco perla e estratti di 7 erbe. Praticamente niente, questa bellissima scatolina da 30 grammi con una polvere. Vado a mettere lo spazzolino e poi lo utilizzo. Fa tanta schiuma, è abbastanza fresco, ma non freschissimo. Lascia l'alito comunque pulito, i denti pulitissimi. Ci passo la lingua sopra e sono veramente pulitissimi, quindi mi sta piacendo tanto. Il mio dubbio era il fatto di dover appunto mettere lo spazzolino all'interno di questo dentifricio. Non mi sembrava molto igienico, però poi ho visto che praticamente
La polvere si aggrappa allo spazzolino e quella che rimane è polvere che non va a toccare le setole, rimane molto asciutta e quindi alla fine non mi fa schifo. Ve lo consiglio? Sì, ve lo consiglio. Lo sto utilizzando, l'ho acquistato subito dopo aver girato il primo video sullo zero waste, quindi almeno una settimana che lo utilizzo più volte al giorno e mi sta piacendo, quindi sì, ve lo consiglio. Secondo me durerà anche tanto, ora questo ancora non ve lo so dire, però è l'impressione che mi dà. Poco fa ho lavato i capelli, infatti sono sempre, non sono asciutti al 100%, sono un po' umidi. E siccome avevo finito lo shampoo che stavo utilizzando, in realtà ne ho altri in scorta con i pack in plastica, però volevo utilizzarne uno solido. Ce l'avevo già ed è lo shampoo solido per capelli grassi di La Masuna. Questo di questa marca io avevo provato quella al cioccolato, mi era piaciuto tantissimo. Comunque giù nell'info box trovate i link che vi rimandano al mio blog con tutte le review, trovate i prezzi, dove poter acquistare i prodotti, tutte le informazioni le trovate nell'info box. Comunque questo appunto è uno shampoo per capelli grassi, io ho la scatolina in vetro di La Masuna per contenere appunto lo shampoo. Vi posso garantire, sono 55 grammi, vi garantisco che durano anche 3 volte più di uno shampoo tradizionale. Quella al cioccolato non ne potevo più alla fine perché non finiva mai. È uno shampoo che fa molta molta schiuma, non vi secca i capelli né dopo né durante l'applicazione appunto dello shampoo. Io lo vado a strofinare sui capelli oppure sulle mani e poi massaggio e appunto fa tanta schiuma, lava bene, non è aggressivo. L'unica cosa che non mi piace tantissimo è la forma, che non trovo molto molto pratica, ma a parte questo è uno shampoo fantastico. Ora questo l'ho utilizzato una volta e mi è piaciuta, però quella al cioccolato era ottimo. Era un'edizione limitata, ma ho visto che in qualche shop online si può riuscire ancora a reperire quello shampoo. Ve li consiglio entrambi in ogni caso. Un prodotto che vi ho mostrato anni fa, perché in realtà questa è tipo la quarta confezione che utilizzo, è questo sapone naturale artigianale con olio di macadamia, polvere di guscio di albicocca, un sapone esfoliante ed emoliente. Sono 125 grammi di prodotto fatto a mano in Italia del marchio Green e Beauty. Questo è un sapone che io ho amato tantissimo, appunto questa è la terza o la quarta confezione che utilizzo, mi piace tanto, è appunto uno scrub solido per il corpo, può essere utilizzato anche come bagnoschiuma e non solamente come scrub. Io però vi dico che per la mia tipologia di pelle è molto forte come scrub, quindi non posso utilizzarlo per lavare tutto il corpo, perché è uno scrub molto molto potente che, come si dice a Livorno, va via su due rose agli altri scrub tradizionali perché è una bomba. Scrubba secondo me 10-15 volte di più di uno scrub tradizionale. È molto forte e appunto in alcune zone del corpo non lo utilizzo perché ho paura proprio di graffiarmi la pelle da quanto è forte. Però per i glutei e le cosce è ottimo. Il sapone, se riesco a farlo uscire da qua, appunto è questo qui. Non ha una profumazione particolare, nel senso sa di saponetta, niente di che. L'ho appena utilizzato, quindi è bello bagnaticcio, che schifezza. Comunque mi piace, ve lo consiglio. Appunto, ne ho utilizzate molte confezioni proprio perché mi ci sono trovata molto molto bene. E io lo conservo in questa sacchettina. Questa qua è una sacchettina che ho preso al DM del marchio Ebelin. L'ho pagata, mi sembra, sulle 2 euro se non sbaglio. Appunto, è un sacchettino per sapone solido. Questo sacchettino è fatto dal 61% di cotone e 39% in liuta. Il cordoncino 100% in cotone. Questo sacchettino qua mi piace molto per vari motivi. Il primo motivo è che possiamo conservare il sapone solido e quindi farlo asciugare molto bene e appenderlo, che è molto comodo. Il secondo motivo è che
se voi mettete all'interno, ora in questo caso ho un sapone scrub, quindi lo tolgo da qua dentro, ma con un sapone normale può essere appunto utilizzato direttamente così sul corpo senza andare a togliere il sapone, perché funge anche un po' da spugna e anche se vogliamo da esfoliante naturale, perché comunque è un po' ruvidino, quindi è ottimo per questi due motivi, per appunto conservare il sapone, ma anche per utilizzarlo proprio a mo' di spugna con all'interno la saponetta. Utile anche quando abbiamo quelle mini saponette che ci rimangono, anche quelle per le mani, e non sappiamo bene come usarlo oppure le buttiamo via. Invece qua, se si vanno a mettere tutti i vari residui delle saponettine, possiamo utilizzarle appunto fino alla fine. Quindi è una cosa che vi consiglio di prendere perché è utile, costa poco. Ovviamente se utilizzate saponi solidi, se no non ha senso. Altro prodotto che vi ho già menzionato in vari video, anche nello scorso dello Zero Waste, è il sapone per la rasatura di Secret de Provence, è certificato biologico, si trova sul sito di Eccoverde, ma non solo. Mi piace tantissimo. Le prime applicazioni l'avevo bocciato, ve lo dissi anche in qualche video, non mi ci trovavo bene, però dopo le prime due o tre applicazioni ho adorato questo sapone. Il rasoio scorre molto molto bene, le gambe rimangono lisce, morbide, non secca la pelle e questo prodotto è l'unico che mi lascia la sensazione di aver fatto la ceretta, perché le gambe per un paio di giorni rimangono lisce come la ceretta e morbide come la ceretta, quindi un ottimo prodotto che vi consiglio, vi dura tipo un anno, veramente. Sono 18 mesi di PAO, io l'ho sforati alla grande e sono sempre qua. Altro prodotto che volevo prendere era il rasoio di sicurezza, quello appunto dove si vanno a cambiare solamente le lame e non il rasoio. Anni fa ho utilizzato le lamette della Venus con le testine appunto ricambiabili, ma dopo un paio di volte di utilizzi con le testine lì non andavano più, quindi dovevo buttarle via, alla fine producevo più rifiuti del solito. Quindi appunto volevo questo rasoio. Nei siti costano un bel po', tipo 30 euro. È vero che li comprate una volta e non li comprate più, però è una spesa iniziale abbastanza grossina. E se non si hanno quei soldi diventano veramente tanti. Mi sono ricordata che mio nonno e mio bisnonno avevano dei rasoi del genere, quindi sono andata a cercarli per la casa e li ho trovati, quindi alla fine ho risolto. Allora, il primo rasoio che ho trovato, che è bellissimo, è questo qua. Questo, casomai poi vi metto una foto per vederlo più da vicino. Questo appunto è un rasoio carino anche per il viaggio, il manico appunto si avvita per farlo diventare più lungo e si va a cambiare la testina in questo modo. È vero che oltre alle lamette c'è questo piccolo pezzettino di plastica, quindi non è una soluzione plastic free, ma è una soluzione che quantomeno riduce l'immondizia. E il ricambio per questo bellissimo rasoio senza marca, ho scoperto appunto che sono le Gillette G2, queste che costano 5 euro per 5 lame. Mi trovo molto bene perché appunto è identico a un rasoio usa e getta, questa testina, quindi è molto comodo se siamo un po' più in velocità o se si vogliono fare zone più piccole e più delicate per andare un po' più di precisione, diciamo, e mi trovo molto bene. L'altra soluzione invece è il rasoio, quello in sicurezza, che io ho trovato sempre a casa di mio nonno. Scusate il telefono, e è quello da viaggio, quindi il manico è più piccolo, ma chi se ne frega. Questo ancora non l'ho utilizzato perché devo andare a comprare le lame, quelle che ho io a casa non vanno bene per questo rasoio. Comunque si utilizza semplicemente così mettendo la lama. Io sono abituata a utilizzare questo tipo di lama perché essendo estetista abbiamo degli attrezzi che hanno questo tipo di lama, quindi non ho problemi. Però se siete alle prime armi con il rasoio, siete di fretta, siete sbadate, dovete fare delle zone piccole, delicate, un pochino più precise, questo ve lo sconsiglio, vi dico buttatevi su questo perché è meglio, con questo altrimenti rischiate di tagliarvi. Però insomma, ecco, questi sono i miei rasoi che
utilizzerò da qui a per sempre. E però volevo mostrarvi questo bellissimo kit, appunto, che era di mio nonno, che è molto molto bello. Ha praticamente questo specchio che si toglie, la lima per le unghie, questo aggeggio che non so che cosa sia. Poi aveva la confezione con due pettinini all'interno e poi queste bellissime scatoline, ma non sono tutte tutte scatole, perché ora vi faccio vedere. Ad esempio, questa qua è una spazzolina ed è nuova, sono tutte cose che non sono mai state utilizzate. Abbiamo poi il porta spazzolino, porta saponette, insomma abbiamo tutte varie scatoline. Questo è appunto un beauty da viaggio che riutilizzerò molto molto volentieri. Le scatoline sono in plastica, però appunto non sono usa e getta, quindi mi vanno benissimo e sono molto 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 felice di aver avuto in eredità questo bellissimo kit e questi due rasoi, perché sono molto molto belli. Quindi io vi consiglio, se volete prendere appunto un rasoio del genere, perché anche voi volete creare meno rifiuti, vi consiglio, il mio consiglio spassionato è quello di chiedere ai vostri nonni, bisnonni, comunque parenti, amici di una certa età, perché sicuro al 99,9% un rasoio di questi in casa ce l'hanno, anche perché poi le persone anziane di solito non buttano via le cose. Quindi mio nonno era tanti anni che non utilizzava questo tipo di rasoio, però ce l'aveva là nel cassetto e non l'aveva buttato via. Quindi il mio consiglio è, prima di andare ad acquistare questi rasoi, che per carità è vero, li acquistate una volta e vi durano per sempre, però prima di andarli a acquistare chiedete ai vostri nonni, ai vostri parenti, perché sicuramente in qualche cassetto, scatola, soffitta o cantina sicuramente uno c'è. Bene, quindi questo era un po' il mio aggiornamento sui primi passi zero waste, i primi prodotti che sto utilizzando. Fatemi sapere se avete provato qualcosa di questi prodotti, se avete qualcosa da consigliarmi, come al solito giù nei commenti sentitevi appunto liberi di scambiare qualsiasi consiglio che avete da dare. Tra l'altro io sabato sarò al Sana, non so chi di voi sarà al Sana, e quindi niente, anche lì spero di poter trovare qualche cosa di utile che sto cercando e che su internet, insomma, alcune cose dei prezzi sono un po' troppo alti, quindi magari approfittando dello sconto fiera riesco ad avere, a comprare qualcosa con un prezzo un pochino più basso. Quindi il mio video finisce qua. Se ti è piaciuto, lascia un like, un commento ed iscriviti al mio canale, perché in questo modo mi aiuti a crescere. Io ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!